Oggi 30 marzo siamo qui su Uslow Web Radio per una nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Siamo tornati in studio, oggi è 30 marzo, qui Brigida Mulinelli dagli studi virtuali di Molfetta, in conduzione insieme a Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli con Ornella Sala alla regia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Milena, ciao Ornella. Buongiorno, buongiorno a te Brigida, un buongiornissimo ovviamente a Ornella Sala che come sempre ci sopporta e ci supporta, e un buongiorno e un buon martedì della settimana di passione, ormai abbiamo tutta questa passione tutta la settimana e chissà per quanti giorni ancora, visto e considerato che pare che insomma tra chiusure, semi chiusure e chiusure totali arriveremo fino a fine aprile, ma dobbiamo sperare anche nell'arrivo dei vaccini. Ho letto che ci sarà Johnson & Johnson in Italia dal 16, ho letto la notizia che in Inghilterra praticamente ieri non c'era stato nessun morto per Covid, insomma morti zero per Covid. Mi sembra che quello che ha organizzato appunto l'altro Johnson, Ben Johnson, il praticamente primo ministro inglese, evidentemente voglio dire l'ha organizzato bene, ma al di là delle chiusure queste vaccinazioni a tappeto hanno funzionato, quindi dovranno assolutamente funzionare anche qui in Italia, no Brigida? E io lo spero, noi lo speriamo, ce lo auguriamo, anche perché pare sia ormai possiamo dire che l'unica svolta che ci possiamo augurare è quella di una rapidità di vaccinazione per tutti, insomma io me lo auguro. Noi oltre la puntata che stiamo per presentare invitiamo tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori ad ascoltare alle 11 la nostra Onda Rosa. C'è una intervista da me curata a Milena Gabbanelli, e credo che avere Milena Gabbanelli, tra parentesi, per una questione, no, Brigida, di elezioni, ci parlerà anche di rappresentanza femminile, dell'impegno nella rappresentanza femminile, penso che sia molto ma molto interessante. Io poi sono, devo dire la verità, molto contenta ed onorata di aver avuto questa possibilità. Peraltro stiamo organizzando molte belle cose, ma noi le anticipiamo tutte insieme, vero Brigida? Oggi chi abbiamo in trasmissione? Allora, abbiamo due interviste, sono entrambe di Angelo Marzo. La prima è al collega Maurizio Reale, già insomma più volte ospite, conosciuto dai più e più volte ospite della nostra radio, che ci commenta un provvedimento della Cassazione, un'ordinanza di marzo 2021, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità di un ricorso perché l'attestazione di conformità della sentenza era stata fatta da un collega diverso da quello dell'appello. E quindi insomma andiamo a sentire il commento e anche il suggerimento del collega Maurizio Reale. E poi la seconda è a Barbara Calderini, cambiamo completamente argomento e parliamo di valuta digitale in Cina e delle sue implicazioni. Direi che possiamo partire con la prima intervista a Maurizio Reale da parte di Angelo Marzo, appunto, su questa sentenza della Cassazione che ci parla di questa improcedibilità per attestazione che è collega diverso dal collega che aveva rappresentato in appello. Ascoltiamolo. Scarica la nostra app Uslow Web Radio per Apple e Android. Buongiorno all'amico Maurizio Reale.
Buongiorno Angelo, buongiorno alle colleghe e ai colleghi che ascoltano Ius Law Web Radio. Allora Maurizio, oggi ci troviamo a commentare una ordinanza, la 4401 del 2021, in cui la Corte di Cassazione dichiara improcedibile la costituzione dell'intimato perché effettuata con un atto che non sarebbe stato autenticato o comunque reso conforme dal difensore che fino al giudizio di appello era stato tale. Esatto. Diciamo che questa ordinanza non è nuova nel suo contenuto perché già una precedente ordinanza, la 10.941 del 2018, in poche parole prevedeva lo stesso contenuto, cioè aveva già dato un segnale simile a quello dell'ordinanza che commentiamo. C'è da dire però anche un'altra cosa, che di recente proprio sempre la Cassazione, con la decisione 2445 del 2021, se non sbaglio del febbraio 2021, aveva detto esattamente cosa opposta. E in pratica, proprio trattando di analoga situazione, aveva invece affermato che i poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato delle liti per giudizio di legittimità ad altro difensore, per cui l'attestazione di conformità ai sensi del 369 numero 2,2 del CPC si intendeva comunque regolare pur essendo stata fatta dal precedente difensore del grado di giudizio appunto precedente. Quindi ci troviamo davanti a questa situazione di decisioni completamente diverse, per cui non so se a questo punto in una magari futura questione, e sì, sarebbe il caso di rimettere gli atti al Presidente affinché possa valutare di investire della decisione delle sezioni unite, le quali dovranno emettere poi un famoso principio di diritto con il quale definire questa situazione. Ma per quanto riguarda il discorso proprio dell'ordinanza che stiamo commentando, vorrei approfondire un attimo un po' di più la fattispecie, certo. Perché in questa situazione ci troviamo di fronte quindi a una sentenza, una regola di notifica che a dire della Cassazione sarebbero prive di qualsiasi efficacia quanto all'attestazione, proprio perché emesse, prodotte da un difensore che non era più il procuratore della parte. Bene, io ricordo a me stesso come in tema di attestazione di conformità ai sensi del 369 numero 2,2 del codice di procedura civile ci sia stata quella serie di decisioni che ne dichiaravano l'improcedibilità quando appunto mancava l'attestazione, ignorando quanto affermava l'articolo 23,2 del CAD, per il quale anche la copia analogica del documento informatico, pur priva di attestazione di conformità, si doveva ritenere comunque valida a tutti gli effetti di legge in mancanza di disconoscimento da chi avesse appunto titolo per poterlo fare. A fronte di tutta una serie di improcedibilità dichiarate dalla Cassazione, finalmente siamo giunti, lo ricorderai benissimo perché abbiamo avuto modo di commentarle, perfetto, commentarle qua per la radio, due decisioni delle sezioni unite che praticamente ridavano giustizia all'articolo 23,2 del CAD e affermavano tutta una serie di principi, tra i quali anche quello che secondo me la Cassazione che stiamo commentando avrebbe dovuto applicare al caso di specie. Uno di questi principi, richiamato appunto dalle sezioni unite, faceva proprio riferimento che nel caso in cui il destinatario della notifica a mezzo PEC del ricorso depositi il controricorso e disconosca la conformità dell'originale della copia, eccetera, eccetera, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti, depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Ora, in questo caso, partiamo da una situazione proprio cristallizzata dal contenuto dell'ordinanza che stiamo commentando.
c'è una attestazione di conformità che la Corte ritiene non corretta, motivo per il quale ne richiama l'improcedibilità. Allora io dico che questa attestazione di conformità si considera tanquam non esset e quindi ci troviamo comunque di fronte al deposito di una copia analogica della sentenza e della relata. Perché non applicare anche in questo caso, in via estremamente salvifica, ma anche in riferimento a quelle due decisioni a sezioni unite, il fatto che, essendoci l'articolo 23,2 del CAD, in mancanza di sconoscimento non si consideravano comunque valide quelle attestazioni e soprattutto non si dava termine fino all'udienza di discussione o a quella, diciamo, in Camera di Consiglio per poter far sì che si formalizzasse attraverso il nuovo difensore un'attestazione di conformità. Ecco, qua forse credo che questa ordinanza sotto questo aspetto lasci un po' a desiderare, salvo poi tutta la questione relativa ai poteri del difensore nel momento in cui subentra un altro difensore e quindi cosa succede? Succede che mantiene comunque la possibilità di produrre atti nei confronti del cliente oppure perde completamente questa capacità. Le sentenze, le ordinanze che abbiamo indicato all'inizio, cioè quella in commento e quella però del febbraio del 2021, dicono cose tra di loro completamente opposte, quindi a maggior ragione riterrei opportuno che su questa vicenda, anche perché torniamo in una situazione nella quale i colleghi si trovano ad agire con grande incertezza e allora noi dobbiamo anche cercare di dare un suggerimento. In questa situazione cosa potremmo suggerire alle colleghe e ai colleghi? Potremmo dire innanzitutto o fare in modo che come? O affianchi il collega nella difesa in Cassazione. O affianchi il collega, esatto, oppure diciamo così, seguendo questa linea dettata dall'ordinanza in commento, far sì che l'attestazione di conformità sia precedente al conferimento del mandato al nuovo difensore, oppure che sia il nuovo difensore a attestare la conformità. Come? Chiedendo un'istanza, facendo istanza di visibilità nel grado del precedente giudizio e quindi entrare nel fascicolo informatico, estrarre tutto ciò che deve estrarre e attestare la conformità in questa maniera. Io credo che questi siano gli unici due suggerimenti che possiamo sentirci di dare alle colleghe e colleghi nel frattempo e nella speranza che nel frattempo anche in questo caso, come per la questione precedente dei requisiti richiesti dal 369 numero 2,2 del codice di procedura civile, intervengano magari le sezioni unite formulando una volta per tutte l'indirizzo che bisognerà seguire. E secondo me però ci vorrebbe anche una interpretazione autentica su che cosa, cioè sulla differenza fra il potere procuratorio, cioè, e il potere di conformità, cioè perché a questo punto allora cioè il cancelliere Pinco Pallino, cioè noi non attribuiamo conformità come il cancelliere, quindi la nostra è semplicemente in relazione alla procura? Questo è il discorso fondamentale. Certo. E allora guarda, poi bisognerebbe un attimo rivedere anche il discorso della legge 5394 che ti consente di naturalmente notificare tramite PEC soltanto se sei munito di procura alle liti. Quindi teoricamente forse il ragionamento che ha fatto la Corte in questo caso è stato proprio quello di dire siccome non era più difensore non poteva più nemmeno effettuare un'attestazione su una questione che ormai non lo vedeva più come difensore della parte. Però ripeto, è una questione molto delicata e credo che maggiore dovrebbe essere l'attenzione di chi giudica, anche perché torniamo sempre al solito discorso, un'improcedibilità, un'inammissibilità
sappiamo che cosa comporta, soprattutto certo. anche in un periodo come quello che stiamo vivendo, nei confronti di chi la subisce, sia per il cittadino e anche per il professionista che deve giustificare e deve eventualmente anche cercare di trovare delle spiegazioni, delle giustificazioni per evitare di incorrere in responsabilità deontologiche professionali. Quindi tutta un'altra provocazione, Maurizio, certo. che poi non è una provocazione, secondo me dovrebbe esserci un intervento. Nel momento in cui io, ecco, fra virgolette, deposito un decreto ingiuntivo, se ci sì. sono dei problemi, il tribunale o chi per lui, sì. O anche in corte d'appello quando faccio l'equa riparazione, sì. mi manda sì. una PEC e mi dice guarda che devi integrare, no? Io non capisco perché certo. la decisione di improcedibilità della Corte di Cassazione non debba essere preceduta da un invito a verificare, a correggere, a fare, a invitarmi. Cioè questo è l'altra cosa. Improcedibile e io non ho la possibilità di contraddire sul punto. Ma in questo caso, guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, anche perché, ripeto, ci troviamo davanti a tante situazioni, a tante tipologie di processi. Certo. E quando parliamo di telematici, parliamo di processi che sono così diversi l'uno dall'altro anche nell'applicazione delle regole piuttosto che delle specifiche. Quindi sarebbe sicuramente di auspicio quello che tu dici. Si tratterebbe soltanto di collaborare e di aiutare non il professionista in questo caso, ma aiutare la giustizia ad essere veramente certo. giusta, perché poi vedere delle decisioni che vanno a penalizzare diritti di cittadini per questioni di mera forma, che come dici tu potrebbero essere sicuramente risolte laddove la normativa potesse prevedere un intervento anche da parte di chi possa segnalare delle anomalie comunque sanabili. Però purtroppo al momento la situazione è questa. Bene, grazie Maurizio delle tue chicche pratiche, come al solito sei sempre attento a questo e una buona giornata a te. Grazie a te Angelo e grazie alle colleghe e ai colleghi che ascoltano Youth Love Web Radio. Youth Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Molto utili sempre queste interviste a Maurizio Reale. Andiamo ad ascoltare la seconda intervista di quest'oggi, sempre di Angelo Marzo a Barbara Calderini. Parliamo di valuta digitale in Cina e delle sue implicazioni. Andiamo ad ascoltare. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Buongiorno all'amica Barbara Calderini. Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti. Allora Barbara, la Cina va verso una propria valuta digitale, ma tu dici le implicazioni non sono soltanto quelle di natura economica. E di che parliamo e quali sono le problematiche? Sì, allora la Cina sta andando a gran ritmo verso l'introduzione di una valuta digitale che poi è destinata a sostituire del tutto anche proprio il contante. Non è una novità dell'ultimo periodo, è un processo che la Cina ha messo in atto già da diversi anni. Parliamo già di 5 anni in cui a livello proprio centrale si sta parlando a pieno ritmo di come poter allestire un sistema di pagamenti e valuta digitale che possa garantire alla Cina anche una sorta di, se vogliamo, veste internazionale in previsione poi anche dei futuri rapporti con il dollaro che, come sai, a questo momento non gode di ottima salute, di ottima reputazione, sì, soprattutto nel contesto della guerra calda tra Cina e Stati Uniti, insomma. La Cina non è sicuramente la sola che ha intuito le potenzialità non solo interne in termini di sistema finanziario, fiscale e altre diciamo implicazioni sempre interne, ma anche le forti invece conseguenze che tutto questo può avere a livello internazionale, perché anche nel resto del mondo moltissimi altri stati si stanno muovendo verso la valuta digitale ma con forte ritardo. Te ne elenco alcuni solo per darti un'idea dell'espansione trasversale di questa
di questa tendenza. Il Venezuela, ma anche il Canada, la Svezia in contesto europeo, oppure le Bahamas, il Giappone stesso, non ultima la nostra vecchia signora, l'Unione Europea, che sta procedendo, sembrerebbe entro la fine del 2021, con l'euro digitale, e anche gli Stati Uniti stanno parlando di dollaro digitale emesso e governato dal, centralmente, come poi tutte le altre valute digitali di cui ti stavo parlando. Parlando della Cina, tornando alla Cina, ci riferiamo agli yuan e in particolare ai progetti pilota che a febbraio, proprio in concomitanza con l'inizio del nuovo anno lunare, che peraltro è anche l'anno del bue se non sbaglio, ha introdotto in alcune città, e sono Shenzhen, ora perdonami se la pronuncia non sarà corretta, magari hai qualche ascoltatore cinese che si risentirà, ma insomma, Suzhou, Chengdu e anche Xiang'an, che è una città satellite di Pechino, hanno sperimentato proprio questa forma di pagamento digitale attraverso delle lotterie elettroniche che sono state, diciamo, impostate dalla banca centrale cinese e attraverso le quali diversi cittadini ottenevano questi Ongbai, che sono dei pacchetti rossi che tradizionalmente venivano inviati come pacchetti fisici, quindi come oggetti per omaggiare in segno di augurio, e che invece ora si sono ritrovati all'interno del loro smartphone come l'unità di misura ora è lo yuan, però loro parlano di renminbi, che è proprio invece, come per noi sarebbe il centesimo, per loro è all'interno del yuan, è proprio l'unità di la moneta elettronica, e spendevano questi pacchetti rossi attraverso un metodo di pagamento digitale che prevedeva appunto la scansione di un QR code all'interno del telefonino. E questo è avvenuto in una misura abbastanza rilevante, perché si parla di 40 milioni di yuan, che corrispondono a circa oltre 6 milioni di dollari, quindi insomma una spinta forte verso questa sperimentazione che ha già dato segnali di successo. Le ambizioni non si sono e non si fermeranno a queste, perché già si parla di implementazioni all'interno di Pechino 2022, quindi del contesto delle Olimpiadi, e anche di un'estensione che prende zone che godevano di un'autonomia amministrativa anche piuttosto diciamo importante, come Hong Kong, Macao e Taiwan, che avevano addirittura monete proprie. Se pensi a Hong Kong parliamo del dollaro di Hong Kong, a Taiwan il dollaro taiwanese e a Macao la pataca di Macao, che verrebbero inglobate in questo sistema di pagamento digitale. E quindi vedi bene che le mire del governo cinese sono ampie, sia internamente, ma con forti implicazioni, forse mi permetto di dire anche sottovalutate invece da un punto di vista geopolitico e internazionale. Perché è chiaro che ci saranno conseguenze da tutto questo, a cominciare dalle interferenze proprio con il sistema degli scambi internazionali e del commercio internazionale, certo, fino ad ora ritenuto, diciamo, patrimonio e comunque condotto dagli Stati Uniti e dal dollaro in particolare. Quindi è chiaro che si stanno ponendo in quest'ottica anche per stabilire degli standard, se vogliamo, tecnologici e finanziari che abbiano una veste molto, molto internazionale. Questo, geopoliticamente parlando, non è sicuramente facile, e soprattutto per un sistema finanziario come quello cinese, che è molto fumoso e anche molto chiuso, soprattutto agli occhi di un investitore internazionale, richiederà ancora un po' di tempo, però forse convieni con me che la complessità non ha mai bloccato le mire del regno di mezzo della Cina, e soprattutto si sono dimostrati anche perfettamente in grado di gestirla, questa complessità, e quindi le aspettative e dall'altra parte, da un altro punto di vista, le preoccupazioni sono sicuramente alte. Atteso anche il controllo che poi in Cina c'è rispetto a in generale alla politica e all'economia, no? Assolutamente, tant'è vero che è già emerso questo ulteriore aspetto che tu giustamente ora mi richiami, che è quello del controllo che poi attraverso
un sistema di pagamento digitale darebbe modo allo Stato cinese di consolidarlo perché potrebbe disporre di un ampissimo, forse il più grande set di dati finanziari sui quali può tranquillamente rivolgere il proprio sguardo e autorizzare le varie commissioni ispettive, i vari organi di governo che, come sai, in Cina non hanno bisogno di grosse autorizzazioni, non hanno grosse limitazioni per poter andare a interferire poi anche con i movimenti dei privati cittadini e in questo caso anche in ambito quindi finanziario. E forse in un certo senso quello che dici tu poi lo si vede anche dal fatto che sono coinvolti player finanziari importanti, WeChat, Alipay, Alibaba, cioè quindi colossi dell'e-commerce che hanno una schiera di utenti che è elevata, no? Direi assolutamente di sì, anzi a chi pensava che questa fosse un'alternativa ai sistemi di pagamento digitale già presenti in Cina, quali quelli di Alipay e WeChat, si è dovuto ricredere perché poi in effetti è bastato fare uno più uno per capire che la Cina non poteva in alcun modo permettersi, e in fin dei conti poi non avrebbe neanche voluto, di rinunciare a questi player che, sebbene privati, sono sicuramente molto incidenti nel mercato dei pagamenti digitali perché al momento rivestono circa il 94% dei pagamenti online in Cina. Per capirci, si rivolgono a 700 milioni di cinesi, che sono circa il 50% della popolazione, Certo. per un movimento di soldi che è di diverse decine di milioni di yuan in questo caso. Quindi, insomma, è molto rilevante e, non ultimo, non potevano permettersi di rinunciare anche alla fiducia e alla familiarità che i cinesi hanno con queste forme di pagamento, per cui anche un discorso di percezione e di Certo. affidabilità che questi colossi tecnologici privati rivestono per la società cinese. Bene, vedremo come questa valuta come si evolverà e quali saranno anche le conseguenze, diciamo, internazionali degli scambi internazionali in materia di valute e di flussi finanziari. Per il momento Assolutamente. Grazie grazie Barbara e una buona giornata a te. Angelo a te, buona giornata. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Abbiamo concluso anche questa puntata. Io ringrazio e saluto Ornella, saluto Milena e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì. Un buon martedì 30 marzo, che questo mese di marzo, come si dice, si avvia a finire. Io ho una frase questa volta di Che Guevara con la quale vi saluto. Ogni giorno la gente si ordina i capelli. Perché non il cuore? E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.